l'utilizzo di contratti collettivi che siano in qualche modo affini è un qualcosa che avviene anche normalmente. Io in questo, guardi, invece ho una visione positiva, perché penso che mettere al centro della riflessione la qualità della contrattazione e sostenere anche quelli che sono i percorsi di valorizzazione anche della contrattazione di secondo livello, per me è un elemento su cui noi possiamo costruire un mercato del lavoro che sia efficiente. La Camera ha approvato la delega al governo in tema salari. Per le opposizioni è un modo per buttare ancora la palla in tribuna sul tema del salario minimo? Ma non credo, è un modo per fare una riflessione complessiva tenendo conto di quello che è per noi il principio, cioè che il tema del salario dignitoso debba essere affrontato declinando tutta una serie di interventi che sono temi che richiedono una valutazione complessiva che sia anche supportata dal confronto con tutti gli attori sociali, istituzionali. Però, Ministro, se l'estensione della contrattazione collettiva, che è un po' il punto chiave della delega, era una cosa semplice da fare, perché non si è fatta fino adesso? In realtà, insomma, secondo molti esperti è molto complicato estenderla a settori che non sono coperti, come farete? No, ma estenderla a settori che non sono coperti, ma è già una cosa che nei fatti è, perché guardate che l'utilizzo di contratti di collettivi che siano in qualche modo affini è un qualcosa che avviene anche normalmente. Io in questo, guardi, invece ho una visione positiva, perché penso che mettere al centro della riflessione la qualità della contrattazione e sostenere anche quelli che sono i percorsi di valorizzazione anche della contrattazione di secondo livello, per me è un elemento su cui noi possiamo costruire un mercato del lavoro che sia efficiente. Certo, ci vuole la volontà delle parti, ci vogliono anche le condizioni, ci vuole anche un miglioramento certamente di quelle che sono le condizioni generali di alcuni settori di attività. Contrattazione di secondo livello con le gabbie salariali, che è un altro rischio che vede l'opposizione? No, assolutamente, credo che sia una lettura sbagliata. Invece io credo che quando si fa riferimento agli assetti territoriali, anche per dire che soprattutto là dove si integrano dei sistemi di welfare aziendale, le azioni di welfare possono essere invece studiate dalle aziende anche con una connessione al territorio, questo mi sembra importante. Data una tempistica, magari il 2024 potrebbe essere l'anno? Beh, la delega è da esercitare entro 6 mesi, quindi certamente sono i primi mesi del 2024, noi lavoreremo non appena ovviamente sarà definitivo tutto il percorso e come nostra abitudine rispettiamo i tempi.